Ciao, eccoci qua, continuiamo il video di presentazione dei camper disponibili, ovviamente camper vintage come visto già dalle immagini, quindi camper vintage disponibili qua alla Camper Low Cost di Firenze e come puoi vedere all'inizio della fila o in fondo alla fila, comunque in mezzo all'esposizione di camper vintage, qua abbiamo proprio un'icona, un top camper vintage, questo qua che ero qua che me lo stavo gustando. Fra l'altro abbiamo anche in questo video abbiamo anche Simonetta, ciao, come avete visto in altri video. E Simonetta, io mi stavo gustando questo Fiat 238. Se mi dai un caffè, quindi prendo un attimo un caffè insieme ai miei carissimi amici del camper vintage e poi andiamo subito a vedere altri camper, eh? Eccolo, grazie. Allora, ci prendiamo un caffè insieme, carissimi amici, mi fa molto piacere condividere con te questi momenti. Allora, una cosa che voglio dire a tutti quelli che hanno scritto i commenti, vorrei ringraziarvi uno ad uno, quindi chiunque ha scritto commenti anche nell'ultimo video, sappi che mi fanno molto piacere, perché ti specifico di nuovo che questo canale qua io l'ho aperto per condividere la passione dei camper vintage. Eccoli qua, quindi questa è, guarda dove metto la tazzina, è troppo bello, cioè ragazzi, non c'è camper moderno che possa avere una cosa del genere, è troppo bello, il vintage, il bello è quello, guarda che conta chilometri ragazzi. Allora, non divaghiamo, quindi stavo dicendo, grazie a tutti quelli che hanno messo il commento e che apprezzano il video, perché allora vi ricordo, per chi non l'avesse capito, che il motivo per cui esiste questo canale Camper Vintage Club è per condividere la passione. Ci guardiamo insieme questi camper, le immagini, i video, le prove su strada soprattutto, a parte questi due video qua che sto facendo vedere un po' di camper vintage. E qui ti faccio una parentesi, questo video dove ti faccio vedere dei camper disponibili che sono in vendita è per darti le informazioni. Quindi questo non è un canale che è stato fatto per vendere camper, questo è il motivo per cui non sto a entrare nel dettaglio di dirti i prezzi eccetera, no. Nella descrizione sotto c'è un telefono, se ti interessa uno di questi camper che stai vedendo, contatti direttamente la Low Cost, ti danno tutte le informazioni, ovviamente ti diranno anche il prezzo, che fra l'altro non è che è così difficile, il prezzo più o meno lo sappiamo, sono camper che andranno da 6, 7, 8 mila, 10 mila euro, non tanto di più. La maggior parte dei camper che vediamo sono quelli lì i prezzi, per cui poi che costa 500 euro in più o 500 euro in meno non è quello. Se ti interessa quel camper lì che stai vedendo, chiama la Low Cost, chiedi il prezzo, valla a vedere, ma più o meno tanto i prezzi sono sempre quelli dei vintage, non è che ce n'è uno che costa 1000 euro e poi ce n'è uno accanto che costa 30.000, non è così. Camper vintage, gli anni sono quelli, i prezzi sono quelli. Questa è una parentesi. Quindi lo scopo del canale è la condivisione. Poi anzi, ti invito a fare un video del tuo camper, contattami, inviamelo, perché poi lo andiamo a pubblicare su questo canale, così condividiamo e vediamo altri camper, non solo questi. Per cui grazie di nuovo a tutti quelli che hanno scritto un commento e che apprezzano i camper vintage, che sono molto particolari, come puoi vedere questo favoloso Fiat 238. Questo è un camper unico proprietario del 1979. Pensa un po', adesso qua verrà messo come deve essere, quindi riportato diciamo
al suo stato naturale, ovvero bello pulito, bello verniciato, pronto per l'utilizzo, ma è un camperino molto molto interessante. Fiat 238, pensa un po' te. Allora, andiamo a vedere qua, guarda qua che bella sfilata che abbiamo di camper, andiamo a vedere un po' cosa possiamo far vedere oggi. Vieni Simonetta, andiamo a vedere un po', facciamo vedere qualcosa di interessante ai nostri amici appassionati di camper vintage. Esatto. Sì, io direi che, visto che l'altra volta abbiamo fatto vedere dei mansardati, sì, tre mansardati, mm-hmm, oggi io sì andrei a vedere qualcosa di alternativo, ovvero questo è un camper alternativo al mansardato. Quindi, per chi... Oh, 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 guarda là. C'è un fratello, un 238 che si affaccia. Fratellino minore. Sì, sì. Quando è poi una parentesi, sì, sempre nei commenti tante persone hanno scritto: fai vedere quello, fai vedere quell'altro. Allora, li faremo vedere tutti i campi, dovete avere solamente pazienza, perché il video soprattutto della prova su strada, ma anche per far vedere un camper, solitamente il video del camper lo facciamo quando il camper è pronto per essere visionato, vuol dire che la carrozzeria è in ordine, l'interno in ordine, si può mettere in moto e si può andare su strada. Quando il camper è pronto facciamo un video, quindi lui non è ancora perfettamente pronto per fare il video, ovvero ci siamo quasi, però per questo qua voglio studiare un bel video in un bel posto. Ho delle idee, ma vediamo, nei prossimi giorni comunque lo facciamo, Simonetta. Andiamo, vai, in un bellissimo posto, perché un camper così si merita un video extra large in un bel posto, così come lui. Lui non è ancora pronto, lo voglio mandare a fare la manutenzione prima di metterlo a strada, deve essere perfettamente a posto, perché non si può rischiare che subenti nessun guasto. Quindi questa è una parentesi per tutti quelli che hanno scritto che vogliono vedere un camper, un video anziché un altro, verranno fatti tutti. Quindi iscriviti sul canale, così ogni volta esce un video, tac, ti arriva la notifica e non te lo perdi, perché questi sono video speciali. Allora, guarda com'è questo, guarda che linea che ha questo motorhome, che è, fra l'altro sembra enorme, ma in realtà non è poi così enorme, sai, no, che è solamente 5,80 m questo camper qua. Sì, sì, sì. È 5,80 m. Mm-hmm. E internamente, poi adesso andremo a vederlo, è molto molto ampio. Allora, la motorizzazione di questo Ford Transit, questo montagià, lo stesso identico motore di quello lì. Sì, sì, è vero, è vero. Il 2005 diesel iniezione diretta. Anche se il musettino ha i fanali di quest'altro, uh-huh, perché i fanali sono di questo qua, vedi, il musettino. Uh-huh. Però internamente monta già quel motore lì. Quindi motore, il 2005, sì, sì, monta già il 2005 diesel iniezione diretta. Allora, la porta d'ingresso molto particolare, come vedi è vetrata, quindi internamente guarda che cabina che ha questo camper qua. I sedili, come puoi vedere, più che sedili sono delle poltrone, comodissimi, fammeli provare. Veramente molto comodi questi sedili. E questa finestra qua, porta finestra, è molto utile perché consente di vedere fuori. Non so se mi hai sentito, ho detto consente un'ottima visibilità qua fuori, si può vedere fuori.
Benissimo, allora andiamo a vedere l'interno del camper. Per quanto riguarda la trazione, ovviamente Ford Transit trazione posteriore, e questo qua è un gemellato, cioè dietro a quattro ruote, quindi un camper molto molto stabile, piazzato, perché poi non avendo la mansarda è meno soggetta alle oscillazioni quando c'è molto vento, per esempio quando in autostrada ti passa un camper. Ecco, questo oscilla un po' meno, prima di tutto perché non ha la mansarda, secondo perché ha le quattro ruote posteriori. Qui c'è il vano per mettere la bombola dei gas e qua dietro ha un portellone. Questo portellone qua è un baule che praticamente corrisponde esattamente a questa parte posteriore. Quindi questa parte qua, abbiamo un vano qua sotto, vedi? Sì. E un vano sull'altro lato di qua, che sono apribili dall'interno, sì, ma soprattutto dall'esterno si può quindi accedere. Questo tavolino si può togliere, si può mettere giù, quindi qui può essere o lettino singolo. Ti dico perché io la penso in questo modo, perché la disposizione di questo camper è proprio il più adatto secondo me per una famiglia di quattro persone. Anche qui si può vedere, quindi a livello di carrozzeria siamo in ottime condizioni, marca Rimor, motorizzazione Ford Transit. Questo ha tre sedili anteriori e anche lui ha le ruote posteriori doppie, quindi questo è un 2005 diesel 5 marce, ruote posteriori doppie, quindi è piazzatissimo anche lui. Qui davanti, come puoi vedere, una particolarità che spesso troviamo su Ford Transit è che ha tre sedili anteriori, cioè qua davanti si può stare in tre persone. Allora, andiamo a vedere l'interno, perché questo camper qua è molto interessante per quanto riguarda la disposizione. È un camper ultra compatto, userò questo termine, ma tradotto in termini ancora più semplici, è un camper molto corto. Come abbiamo già detto e visto in altri video, una particolarità dei camper vintage è che sono spesso molto molto corti. La maggior parte dei camper vintage sono inferiori a 6 metri. Questo è un 5 metri e 80 circa. Cosa questa particolarità che non c'è più oggigiorno, come abbiamo già detto altre volte, ma non mi stancherò mai di dirlo, perché è uno dei fattori principali che rende il camper vintage molto molto interessante. Non lo dico io, lo dicono le centinaia di persone che ci contattano tramite messaggio, che vengono qua di persona. Dico bene, Simonetta, la maggior parte delle persone cosa dicono? Che vogliono, quando vengono a comprare un camper, dicono: voglio un camper piccolo, corto, maneggevole, compatto, parcheggiabile. Esatto. Vero? La maggior parte delle persone voglio un camperino piccolo. Sì. E allora, motivo in più per andare a vedere tra i camper vintage, perché più i camper sono recenti e più è facile che siano grandi. Certo, anche oggi vengono costruiti, ci sono camper nuovi corti, ma il corto oggigiorno sui camper nuovi o recenti sono 6 metri. 6 mm-hmm. metri è già un camper ritenuto corto, quindi la maggior parte sono dai 6 ai 7 metri. Mm-hmm. I recenti. Invece il vintage è all'incontrario, la maggior parte dei camper vintage, e puoi vedere anche le immagini di questo video, di tanti altri che abbiamo fatti, sono da 5 a 6 metri. Sì. Quindi 6 metri o meno. Questo infatti 5,80,
quello che abbiamo visto prima in 5,80, tutta questa fila qui sono intorno dai 5,50, 5,70, 5,80. E ogni tanto ce n'è qualcuno addirittura anche da 5 metri. L'altra volta in un video abbiamo fatto che c'era un Ford Transit da 5,30 e incominciano a essere dei mini camper. Pensa che adesso non vengono più costruiti da tanti anni camper al di sotto dei 5,40. Anche se andassi a comprare un camper nuovo e lo vuoi cortissimo, il minimo, se non erro, è 5,40, e parliamo di un furgonato, non di un mansardato. Esatto. Per cui questo qua è un camper che ha delle caratteristiche eccezionali da questo punto di vista, perché è corto, compatto, ruote doppie, un bel motore, perché Ford 2.5 diesel 5 marce è un motore che spinge bene, tra l'altro è in trazione posteriore con ruote doppie, quindi una spinta ottima. E come puoi vedere già mentre io sto parlando dalle immagini, qua un letto a castello in coda, e dall'altra parte ha letto matrimoniale in mansarda sempre fatto. Quindi il motivo per cui ho detto è un camper ideale per una famiglia di 4 persone è questo, perché dal mio punto di vista hai 4 letti sempre fatti, quindi il matrimoniale e il letto a castello sempre fatto, e il tavolo centrale sempre fatto. Chi ha il camper lo sa, è molto comodo avere un camper che qualsiasi cosa vuoi fare, se vuoi andare a letto o altre persone vogliono stare qua al tavolino, è molto importante ed utile non essere obbligati a smontarlo, perché chiaramente anche questo si può mettere giù e diventa un letto matrimoniale, però è una piccola manovra che alla lunga può essere un po' scomodo, anche se ci vuole un minuto a farlo, però alla lunga chi ha il camper chiaramente preferisce, cioè, beh, preferisco un veicolo che è già disposto, perché ricordiamoci che il camper è come una casa, per cui eccola qua, la casetta è sempre pronta, chi vuole andare va a letto, chi vuole stare a tavola sta a tavola, chi vuole andare in bagno a farsi una bella doccia, eccola qua, se la può fare tranquillamente. Anche questo è un bagno piuttosto ampio per essere un camper così corto, non ce lo dimentichiamo mai che il bagno è in proporzione alla misura del camper. E anche la zona cucina, guarda qua, dimmi te Simonetta che sei più esperta di me, sì è bella spaziosa, l'ambito cucina, come la vedi questa cucina qua? Bene, la vedo, provala. Ah, c'è il piano anche di lavoro, c'è due fuochi. Ah, io mi ci trovo benissimo, vero? Ci sono degli spazi ottimali. C'è anche questo spazio qui in più, di qualche volta non c'è. Sì. Poi ha subito accanto, invece che sotto, ce l'ha accanto questo il frigorifero, vedi? A altezza naturale, non ti devi piegare. Sì, questo è molto comodo. Guarda come è tenuto, è totalmente nuovo, tutto nuovo. Cioè, sì, questo aspetto è molto comodo, il frigorifero a questa altezza, ma soprattutto ti faccio notare che avendo messo il frigorifero qua, automaticamente là sotto è libero. Qua? È libero. Quindi è libero. Hai più spazio sotto questo camper qua, è adatto per fare il giro del mondo, mamma mia, ci puoi anche caricare su un sacco di provviste e stare fuori mesi, perché poi persone. Quattro persone, poi oltre a tutto là sotto, mobili qua sopra, cassettiera qua sotto, un altro mobile qua, l'armadio qua, attenta, non finisce mai, boiler per l'acqua calda, chiaramente a gas, stufa. Oltre a tutto questo mobilio, sì, ma poi guarda, mobilino, davvero, veramente, hanno voluto sfruttare anche quello spazio, guarda che bello qua, mobilino. E poi là sotto non ci dimentichiamo che sotto quel letto singolo lì, quello lì è un baule tutto libero, si può aprire da lì. E soprattutto anche da dietro il camper, da fuori si può aprire, e quindi si può mettere veramente un sacco di roba. Qui ci sono gli altoparlanti collegati all'autoradio.
rigorosamente con mangia cassette, anche se le cassette non si trovano più, penso comunque ce ne sono poche in circolazione, però la radio la puoi sentire se vuoi mantenere la radio vintage, se no la puoi cambiare ovviamente con una più recente. Bene, anche questo camper qua, di che cifre parliamo? Passa il milione d'euro o siamo al di sotto? E che dici? Siamo al di sotto. È un camper vintage, per cui già questo ti fa capire che le cifre sono di un certo tipo, ok? Poi ti ripeto, contatta la low cost e vedi esattamente tutte le specifiche, prezzo compreso. Bene, diciamo anche questo, facciamo vedere questo camperino qua dietro, qua, guarda, dietro okay. L'angolo. Facciamo vedere questo, perché ci sono molte persone che ci stanno seguendo sul canale, ci sono persone che scrivono appunto che gli piace il camper, vorrebbero acquistarlo, ma non ne hanno mai avuto uno e neanche magari l'hanno mai provato. Sì. Allora, quale opportunità c'è qua alla low cost? Qual è l'opportunità che dà la low cost? L'opportunità che dà la low cost è di prendere questo a noleggio e quindi provare un vintage su strada, provarlo alla guida, provarlo il parcheggio, la vivibilità, gli spazi, il bagno, lo provi totalmente. E infatti è la formula provami e poi comprami. Questo è una motorizzazione Ford come gli altri, quindi quando hai provato questo puoi dire sì, il vintage fa per me, mi piace. È un modo in più per comprendere questo mondo, che puoi avere un camper con molti meno soldi del seminuovo, del nuovo, ma con le stesse prestazioni. Cioè vai perché un camper chiaramente vintage dello stesso posto dove vai un camper nuovo. Sì, perché chiaramente una persona può venire qua alla low cost, può andare in qualsiasi autonoleggio in tutta Italia, in Europa e quello che è, e noleggiare camper recenti, come questo bellissimo sì. Camper con garage o quelli là che sono dei maxi camper a 7 posti, però parliamo di camper recenti. Per cui se vai a noleggiare o vieni qua a noleggiare uno di questi camper con l'idea di provare il camper com'è, come non è, eccetera, cioè se provi uno di questi per valutare se comprare un vintage o meno, non è uguale. No, sei fuori strada, perché stai provando due cose completamente diverse. È come se vai a noleggiare un'auto in un autonoleggio, quindi solitamente hanno auto nuove o quasi, ma tu hai l'idea di comprarti una bella Panda come questa qua. Non stai facendo la cosa giusta, cioè la prova non è attendibile perché non c'è la giusta relazione. Allora, qui alla low cost questa possibilità c'è a disposizione per te, proprio un camper vintage al 100%, che quindi le caratteristiche di motorizzazione sono esattamente quelle che poi puoi trovare il camper in vendita, le dimensioni sono quelle, perché questo qua sì. È un rimorco ala di 5,50 m, quindi camper conto compatto, e gli interni sono proprio quelli, per cui è un camper vintage al 100% che è stato messo in condizioni di poter essere noleggiato. Quindi sono stati fatti tutti i lavori possibili, immaginabili, di manutenzione, dalle batterie nuove alle quattro gomme nuove, freni nuovi, cinghia di distribuzione, tutto quello che serve per poter utilizzarlo, quindi a noleggio, in piena sicurezza. Il camper può essere noleggiato. Bene, allora io direi andiamo a vedere un altro camperino fra questi qua esposti alla low cost, e sai che ti dico?
sai che finito, è quasi quasi, andrei a vedere questo qua, cioè il top dei top, il massimo che si può avere da un punto di vista di qualità per quanto riguarda i camper vintage. I re dei camper vintage. Sì, in qualche modo uno dei migliori, se non probabilmente il migliore camper vintage che esiste sul mercato da un punto di vista di qualità. Quindi se andiamo a analizzare questo camper da un punto di vista di qualità, questo è un signor Leica. Un signor Leica perché in questi anni qua, questo se non sbaglio è un 95, quindi Leica Eco VIP, dovrebbe essere scritto qua dietro. Scritto sulla mansarda. Sulla mansarda. Sì, sì. Allora, Leica modello Eco VIP è un signor camper perché in questi anni qua c'erano fabbriche di camper che ancora lavoravano sulla qualità. Leica lavorava sulla qualità, quindi questi mezzi qua sono fatti con un alto livello, un alto standard qualitativo, quindi materiali di un certo livello e poi anche la struttura di un certo tipo, perché questo camper qua adesso se lo andiamo a vedere si può vedere bene che ha un doppio pavimento, così come un doppio soffitto, ovvero un controsoffitto che là anche si intuisce che, come puoi vedere, oltre al tetto normale vedi che c'è una parte in più e lì c'è tanto materiale isolante di qualità all'interno, per cui ecco fatto che il sole scalda meno all'interno del camper, quindi il caldo non ti entra, e viceversa quando è molto freddo viene fermato da questi materiali. Quindi Leica Eco VIP montato su motorizzazione Ford 2005 turbo diesel servo sterzo di serie, anche lui ruote posteriori doppie, ovvero gemellato, trazione posteriore, nonostante che è un camper compatto, perché questo qua è un camper corto, è solamente 6 metri e 20 centimetri, quindi molto corto, molto molto ben piazzato. Allora, se ti interessa vedere questo camper qua, nel prossimo video te lo farò vedere in maniera dettagliata, perché essendo un signor camper è necessario dargli il giusto spazio per andare a vedere tutti i particolari di come è fatto. Al prossimo video, ciao!